fondamentali. Terzo punto, contatto con l'attrezzo. Contatto con l'attrezzo e mano dell'arco. Allora, abbiamo visto che siamo arrivati in questa posizione. Come metto la mano dell'arco? La mano dell'arco già la inserisco in questa posizione, già così riesco ad abbassare la spalla, e la mano la inserisco in questa maniera. L'arco, la mano non deve toccare la parte più esterna. Le dita si devono perfettamente rilassare e questa è una perfetta impugnatura. Vedete, le nocche sono perfettamente a 45 gradi. Parto in questa posizione e comincio ad alzare l'arco. Comincio ad alzare l'arco senza alzare le spalle. Questo è il terzo fondamento.